per Radio Stadio. Taranto ancora non le porta bene, è andato sicuramente meglio dello scorso anno, però blackout della sua squadra, se si può dire, nel terzo periodo. Esatto, ha detto bene, dopo il tecnico fischiato Ricchini, ci sono stati 6 fasti consecutivi contro la mia squadra di compensazione e lì hanno scavato il break. A questo punto gli arbitri bisogna che si faccia un po' di esame di coscienza, se vengono a pitare, se mandano a pitare due arbitri non esperti in una partita di vertice, basta saperlo, in casa mia prenderò il tecnico, avrò 8 fischi a favore e vincerò, non c'è nessun problema. Comunque, come giudica la prestazione della sua squadra e di riflesso anche quella del Crash? Insomma, se ci facessero giocare le lunghe, probabilmente potremmo anche giocare a pallacanestro. Pronti via dopo 4 minuti, o le due lunghe con due palli a testa, subito pronti via. Io penso che, insomma, vorrei avere questo pitaggio in casa. Taranto e Schio comunque restano insieme a Venezia e Faenza, che sta tornando comunque su, si sta mantenendo su nelle prime posizioni delle 4 squadre che possono ambire al tricolore. Sì, beh, direi che comunque Taranto, Venezia e Schio hanno qualcosina in più rispetto alle altre, poi le sorprese ci sono sempre, però queste 3 squadre sono quelle più attrezzate. E comunque ancora Taranto e Schio stanno onorando il basket italiano in Eurolega. Abbiamo già detto prima, sì, è vero.